Nelle ore precedenti la serata inaugurale del Festival di Sanremo, un vero e proprio giallo ha attirato l'attenzione dei fan. In occasione del Prime Festival, la celebre sfilata che si tiene sul green carpet, il tappeto verde posto davanti al teatro Ariston, si è notata l'assenza di una cantante in gara. La conduttrice di questa passerella pre-festival, Andrea De Logu, non ha neppure fatto alcun accenno a questa significativa assenza. Tutti i cantanti in gara sono stati chiamati a sfilare uno ad uno, ma nessuno ha sentito chiamare il nome di Anna Oxa. Il mistero si è subito infittito, attirando l'attenzione delle principali testate. Alcuni hanno ipotizzato che la cantante fosse indisposta o comunque alle prese con problematiche di questo tipo. In realtà la spiegazione potrebbe essere molto più semplice. D'altronde è ben nota la riservatezza dell'artista, che in più occasioni si è fatta conoscere per il suo atteggiamento schivo con i giornalisti. Le motivazioni del forfè sarebbero da ricercare semplicemente in un ritardo dovuto al fatto che la cantante è stata l'ultima artista a provare all'interno del teatro Ariston, entrata intorno alle 19 per effettuare le ultime prove. Alla fine Anna Oxa si è perduta la sfilata di rito sul green carpet, ma si è esibita come tutti gli altri artisti durante la serata con il suo singolo Sali. Basti pensare che circa un mese fa la cantante era stata fermata da Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e inviata della Vita in Diretta, a margine della presentazione della sua canzone, ma la cantante non volle rispondere ad alcuna domanda e se la diede subito a gambe.